Però ci siete stati molto bravi nel riconoscere uno dei momenti più cringe dell'intera saga di Kingdom Hearts. Sonic Superchaos è stato il primo a scrivere correttamente senza errori di ortografia il nome del secondo capitolo e tra le risposte sbagliate voglio premiare quella di Agostino che se ne esce con una bella collection dei crossover definitivi. Da Soranetta a Sireporo, tanta qualità. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza il bisogno di dover preregistrare il proprio interesse. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e chiuderemo la settimana col botto, trattando un sacco di storie incresciose. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo un attimo riprendendo le fila del discorso che abbiamo aperto parlando di Sonic Frontiers, perché più ci avviciniamo alla data di uscita del titolo, prevista per l'8 novembre, più le cose si fanno interessanti. Negli ultimi giorni ho guardato numerose anteprime approfondite di Sonic Frontiers e sono rimasto di stucco nel rendermi conto che gran parte della stampa specializzata è rimasta piacevolmente colpita dalle ultime demo messe a disposizione dei giornalisti. Soprattutto i fan di vecchia data di Sonic sembrano premiare questo nuovo episodio in tre dimensioni, indicandolo come una interessante evoluzione di un tipo di gameplay che sì, negli anni ha faticato a trovare una sua identità, ma che pad alla mano riesce a emozionare proprio come i primi Sonic. Il problema più grande continua a essere a livello comunicativo. Sega in questo senso ha lavorato male e le anteprime di IGN non sono state in grado di illustrare degnamente all'utenza le potenzialità del titolo. Io continuo ad essere stranamente fiducioso, ma nutro ancora parecchi dubbi su Frontiers. Però, dopo aver sentito svariati pareri di giornalisti di cui mi fido, sono molto più sollevato. Su Amazon il pre-order è anche in offerta. Quasi quasi. Gli amanti di Monster Hunter dovrebbero tenere d'occhio Wild Hearts, una nuova produzione che si ispira, senza mezzi termini, all'hunting game di Capcom. Wild Hearts nasce da un matrimonio abbastanza improbabile. Il titolo è edito da EA tramite la divisione Originals, mentre è sviluppato da Omega Force, lo studio di Koei Tecmo. Sì, esatto, sono gli stessi che ci hanno regalato la serie di Dynasty Warriors e anche vari spin-off Nintendo, come Age of Calamity e Three Hopes. Il progetto è molto interessante e il trailer di presentazione sembra alludere a un gameplay incentrato sull'utilizzo di marchingegni per finalizzare le cacce. Wild Hearts è previsto per il prossimo 17 febbraio e uscirà un po' su tutte le piattaforme, ma non su Switch. Che ne pensate? Ora ci siamo arrivati ufficialmente al punto in cui PlayStation 5 non ha praticamente più esclusive. Ieri infatti Sony ha pubblicato un trailer dove è stata confermata la versione PC di Sackboy in uscita il 27 ottobre, un platform che ha fatto parte della lineup di lancio di PS5. E non è finita qui. Facciamo un riassunto di tutti i titoli che arriveranno su PC. Il 19 ottobre ci sarà la Uncharted Collection, quest'anno arriverà anche Spider-Man Miles Morales e in più sono usciti nuovi video leak della versione PC di Returnal, anche se non è stata ancora svelata dal publisher. È incredibile come si stia modificando il mercato. Fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile un'apertura del genere da parte di Sony. Per me tanto meglio, Alla fine questo significa poter giocare ai first party Sony in portabilità su Steam Deck, una sorta di PSP3 gigantesca. A voi vi intriga l'idea di poter giocare queste esclusive su PC oppure rimanete fedeli al mondo console? Poracci, passiamo alle notizie del giorno e io vi giuro, non ho parole. Oggi doveva concludersi l'interminabile saga della Collectors di Xenoblade Chronicles 3 ed è andata a finire nel peggiore dei modi possibili, cioè non è finita qui. Sì, avete capito bene, Nintendo ha nuovamente rimandato l'apertura dei pre-order di questa stramaledetta Collectors, ancora una volta non fornendo una nuova data ma semplicemente un generico nella prima metà di ottobre. Questo significa che abbiamo scavallato anche la data di pubblicazione originale di Xenoblade Chronicles 3, inizialmente previsto per fine settembre. E io posso capire tutto quanto, i problemi logistici, le difficoltà nell'organizzare una distribuzione del genere per la prima volta
in esclusiva su un portale appena rilanciato. Ma non si può portare avanti una comunicazione del genere. Già l'idea dei pre-order senza data certa è pura follia, ma inoltre sono stati rimandati più e più volte tramite comunicazioni sconclusionate. Quest'ultimo avvertimento è arrivato solo via email e non a tutti gli utenti che avevano preregistrato il proprio interesse. Ma a questo punto che senso ha avuto mandare la settimana scorsa un aggiornamento ricordando che mancava poco e bisognava stare attenti? Sembra una grandissima presa in giro. Aggiungiamoci pure che oggi è stata rinviata anche l'edizione fisica del primo Bayonetta, che sarebbe dovuta uscire questi giorni ma che era sparita completamente dai radar dopo l'annuncio. Questa però l'hanno annunciata con una comunicazione su Twitter e anche prima di Xenoblade. Non so come fa, ma Nintendo ogni volta riesce a creare una confusione senza eguali. So che a molti di voi non fregherà molto di questa Collectors, ma al di là del fatto che ormai è diventata praticamente una questione di orgoglio riuscire a prenderla, penso che questo sia uno dei punti più bassi mai raggiunti da Nintendo Europa nei confronti dei suoi clienti. Veramente un gran casino. Non si fa così. Ma anche Sony è stata travolta da una bella shitstorm, perché ieri si è alzato un casino intorno al nuovo servizio che verrà presto lanciato anche in Occidente, ovvero PlayStation Stars. Del servizio in uscita a ottobre abbiamo già parlato, si tratterà di una sorta di programma fedeltà dove gli utenti, completando vari compiti, verranno ricompensati con premi digitali e punti fedeltà che potranno essere riscattati in un catalogo dedicato. Quello che non avevamo detto è che inoltre sarà possibile scalare il ranking delle star, perché ci sarà un sistema di livellamento diviso in 4 tier pensato per fidelizzare ancora di più i giocatori. Per arrivare dal livello di stato base a quello massimo, il quarto, i giocatori avranno due opzioni: guadagnare trofei rari e acquistare titoli completi sul PlayStation Store. Nella FAQ italiana viene specificato che più è alto il tuo livello, maggiori saranno i tuoi vantaggi, e in Giappone, dove il programma è già disponibile, a quanto pare uno di questi bonus consiste in un'assistenza clienti privilegiata. Gli utenti di stato massimo avranno diritto a un'assistenza immediata, scavallando tutti gli altri clienti in fila. Insomma, le lamentele sono partite, a mio parere giustamente, proprio da questo punto, che può essere tradotto con privilegiamo chi spende tanto, per un servizio fondamentale e basilare come quello dell'assistenza clienti, che non dovrebbe aprirsi a favoritismi. Insomma, in Giappone su Twitter sono partite un bel po' di lamentele e polemiche, mentre per noi europei non c'è ancora nessuna conferma di questa cosa, ma direi che ci troviamo di fronte all'ennesimo scivolone comunicativo di Sony, che ultimamente sta facendo di tutto per risultare sempre meno simpatica alla sua fanbase. E chiudiamo poracci con un breve aggiornamento sulla campagna Kickstarter di Penny Blood e Armed Fantasia, che si è appena conclusa. Sono felicissimo nel comunicarvi che questa campagna Kickstarter è stata un vero successo e con quasi 380 milioni di yen raccolti non solo si è chiusa in positivo, ma sono stati raggiunti anche tanti obiettivi secondari che andranno a rendere ancora più complessi i due titoli. Tolto il fatto che non mi pare vero che avremo il successore spirituale di Shadow Hearts, al team di Penny Blood si uniscono due mostri sacri della composizione musicale videoludica, Nobuo Uematsu e Kenji Ito. Il primo, famoso per il suo contributo immortale alla musica di Final Fantasy, il secondo per il suo lavoro sulla saga di saga o serie di saga, fate voi. In particolare Uematsu contribuirà alla colonna sonora degli scenari ambientati in America, mentre Ito si occuperà delle porzioni ambientate in Giappone. Che ve lo dico a fare, l'hype per me è alle stelle, sono felicissimo di aver contribuito a questo progetto. Tra l'altro, la campagna Kickstarter è stata gestita proprio bene e il team ha coinvolto dall'inizio alla fine i sostenitori, e addirittura adesso è stato garantito l'accesso a un evento speciale in streaming che culminerà con un concerto con un ospite a sorpresa. Sono molto curioso di vederlo. Ditemi, tra di voi c'è qualcuno che ha fatto la follia e ha sostenuto uno di questi due progetti? O magari tutti e due? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio. Grazie per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi nel frattempo questo weekend riposatevi, dormendo sonni tranquilli, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Paro Xenoblade, Michele Starz. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Hearts. Hearts. Che poi me lo scrivete. Parli male. Si pronuncia hearts. Cani, 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 cani.